Ed eccoci qua ragazzi per questo nuovo video, oggi primo accessorio per la nostra Bustron 1000, prodotto che arriva dalla Givit, ragazzi ecco qua Givit, questo qua è PLR 3105, prodotto che comunque ho visto sul video di Passione Moto, quindi ringrazio Enzo perché ci ha consigliato questo prodotto e vi farò vedere di cosa si tratta. Andiamo a spacchettare, spacchettiamo. Sono i telaietti, il telaietto laterale a rimozione rapida per la nostra Bustron. Quindi uno, questo qua mi sa che è il pezzo che andrà attaccato dietro per qua, ci sono tutti gli altri supportini che poi andremo a leggere le istruzioni. Ok, qua l'ultimo, vediamo con brutalità. Perfetto, quindi è una cosa abbiamo tirato fuori, quindi adesso andiamo a aprire questo nuovo pacchettino. Vado a montare, comunque mi sa che ci sarà da trapanare qualcosa, quindi via. E niente ragazzi, bisogna trapanare. Ok ragazzi, fori effettuati al carterino di plastica, dopo magari vi faccio vedere che carterino è. Adesso vado a montare il collo sui supporti che ho installato e dovrebbe essere molto semplice. Si cerca di centrare qui tre buchi, ok, e con la chiave di rotazione si va a chiudere ed è già molto molto solido, sta davvero molto fermo. Ottimo ragazzi, ottimo. Quindi adesso vado a montare quello dall'altra parte, poi ci sarà anche il supportino centrale, andiamo a montare qua dall'altra parte. È stato un po' più complicato perché non sapevo cosa dovevo fare, però adesso dovremmo riuscire a farlo un po' più velocemente. Quindi prima cosa da fare è montare il canterino, ok, molto semplice, quindi vi faccio vedere tutta la procedura da questo lato, visto che dall'altro di là era una prova. Mi raccomando, le viti che sono dentro io vi consiglio di non buttarle e tenerle come originali, quindi questa qua con la centrale va tenuta perché va utilizzata per fissarlo. Adesso toglierò questa, ok, questa vite qua si sta togliendo adesso, spero magari non si vede, la vite qua che sto togliendo adesso non è quella originale, ma credo dovrebbe essere quella che arriva col kit per il portapacchi. Adesso andrò ad allargare i buchi del carterino qua. Allora, prima cosa c'è da togliere qua la ghiera del kit per il bauletto del portapacchi, perché ovviamente non ci servirà più. E c'è un'altra cosa. Adesso col trapano andremo a allargare i buchi, i quattro buchi laterali, quello centrale va tenuto così, quindi andiamo a allargarlo. Ok, basta poco ragazzi, cerchiamo di non farci male. La punta è del 12 come viene elencato dalle istruzioni. Attenti a non
farci male. Nel caso magari aiutatevi con un coccesino per andare a pulire un po' la plastica in eccesso che è venuta fuori. Con la nostra vite centrale andiamo a mettere in posizione il carterino, davvero molto rapido come lavoro, quindi forse l'unica cosa un po' più delicata è appunto l'allargo dei fori del carterino. E in più l'ultimo, non meno importante, è il supporto che va attaccato qua con la pedivella, dove c'è la pedana passeggero. Venendo con l'altro lato, vi consiglio di tenere il più su possibile questo supporto. Da sopra, molto solido questo come attacco, ragazzi, qua proprio non lo smuove nessuno. Adesso andiamo ad attaccare questo lato il nostro attacco. Deve essere molto veloce, ovviamente. Tanto, è molto semplice. Ci aiutiamo con la chiave e i nostri amici Givi sono andati in postazione. Davvero molto molto solido come attacco. Ok, e anche questo lato è fatto, davvero molto veloce. Poi quando dovremo toglierlo sarà altrettanto veloce, perché basta andare a svitare questi fermi. Ma davvero, ragazzi, non me l'aspettavo così solido. Poi come ultima cosa andiamo a montare il pezzo qua che va sotto la coda, che funge diciamo di rinforzo. Se abbiamo fatto le cose giuste, ok, e telaietti montati. Grande. E quindi, ragazzi, niente, questo era un po' un montaggio dei telaietti qua della Givi PLR 3105. Niente, spero che vi sia interessato come video. Io devo davvero ringraziare Enzo di Passione Moto, vi lascerò magari qua il link del canale col video che ha messo anche lui, che ha nel suo video ha consigliato questi telaietti e gli ho rotto anche un po' le scatole per avere un po' di informazioni sul montaggio. Quindi grazie ancora Enzo. Ragazzi, che altro vivi, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao ciao.